È stato calcolato inoltre 240.000 euro l'importo stanziato dal Comune di Schio sotto forma di agevolazioni per il pagamento della Tari e dell'Imu. Una somma complessiva destinata alle attività economiche chiuse durante il lockdown e che rientra nel più ampio pacchetto di misure messo in atto dall'amministrazione locale a sostegno delle realtà più colpite dall'emergenza sanitaria. Nei mesi scorsi la Giunta Comunale ha deciso di istituire un tavolo di lavoro con le categorie economiche e intraprendere un monitoraggio in grado di individuare le attività che nei mesi di quarantena sono state costrette a chiudere temporaneamente i battenti o a lavorare in modalità ridotta. Per quanto riguarda la Tari, agli uffici di Palazzo Garbin sono giunte 441 richieste di agevolazione o contributi, per la maggior parte proveniente da imprese commerciali. Di queste il 98% è risultato idoneo a beneficiare delle misure messe in campo. Sono stati stanziati 78.300 euro per la tassa rifiuti, che si traducono in una riduzione per le utenze non domestiche, a cui si aggiunge la proroga del pagamento della prima rata della Tari, prima posticipata al 16 ottobre e ora ulteriormente rinviata al 30 ottobre. Per quanto riguarda IMU, invece, grazie ad un fondo disponibile di 165.000 euro, sono previste anche delle agevolazioni a favore dei proprietari degli edifici in cui viene esercitata l'attività economica. Su 441 richieste pervenute, 109 i soggetti che potranno avvalersi di questa ulteriore misura con sconto proporzionale di cui beneficeranno i richiedenti ammessi. Queste agevolazioni trovano finanziamento nel bilancio comunale e in particolare grazie alla possibilità data dal governo di spostare di un anno la restituzione del rateo in conto capitale dei mutui contratti con cassa depositi e prestiti, solitamente prevista per gli enti pubblici nel mese di maggio 2020.